attimo il gol, mentre ovviamente ci sono gli abbracci. Prima guardiamo il movimento di Sato, guardate il controllo, il dribbling, il contro dribbling a rientrare sull'altro pallone, poi il controllo col destro, la girata di contropasso, il tiro e gol, pazzesco ragazzi. Questo è il bello del calcio, nel momento di migliore fase della città di Sant'Agata, nel momento migliore della città di Sant'Agata, il Catania fa gol con una giocata stratosferica dei due giocatori della catena di destra, con Sarno che ha messo una palla al bacio dopo un dribbling a rientrare, per Rabisarda che ha fatto una giocata da autentico attaccante. È un gol che merita per l'avvio di stagione strepitoso di questo ragazzo catanese. Sono tutti e due che compongono questa cerniera di destra, che propongono un calcio che nulla a che vedere con questa categoria, diciamocelo chiaramente. Questo non è il calcio da dilettanti, questo è il calcio che vedi in tutte le latitudini e puoi restare assolutamente piantato in silenzio di fronte ad un gol di questa fattura, perché devi pensarlo, devi avere anche le qualità tecniche e su quel movimento e contromovimento di Sarno, su quel tiro controllato in maniera perfetta all'interno della rigore e poi di controbalzo spedito all'angolino opposto, dove nulla può fare Curtosi. Rimane davvero una chicca importantissima, una dedica con questo cuore, quello di Rabisarda. Sarno continua a fare davvero la differenza, mentre tra San Luca e la Lamezia Terme, al momento, alla fine del primo tempo, il risultato è di 0-0. Ovviamente per chi vedrà la replica di questa telecamera sarà già un risultato acquisito, ma intanto mettiamo la freccia e confidiamo in quello che può essere